amici, lo so. Sono strani, fanno sempre, lo so. Gran casino, sono questi che ho. Sono pazzi, anche quelli con l'aspetto da bravi ragazzi. Ce ne fosse uno sano, uno un po' normale. Sono tipi da centro, di genere mentale. Quando poi li credi vinti, li ritrovi felici. Sono strani, lo so, ma sono i miei amici. I miei amici sono dei professionisti nel ramo. Zona 22, di ritorno dal comune di San Vito in Abruzzo. Andrea ci spiega perché siamo stati lì questa mattina con una delegazione di 50 persone. Ciao, siamo appena di ritorno dal comune, poiché due giorni fa abbiamo ricevuto la visita dei carabinieri qui a zona 22. I carabinieri sono venuti in quanto l'amministrazione ha inviato una lettera a loro e dicendo appunto che non potevano entrare nell'area in quanto occupata, e quindi i carabinieri sono venuti e hanno identificato 8 persone, e questi nomi con ogni probabilità andranno alla Procura della Repubblica, e quindi siamo andati in comune per chiedere delucidazioni su questo comportamento. E siamo stati in comune, eravamo 50, a ribadire che zona 22 non si tocca, a ribadire che questo è uno spazio che abbiamo liberato. Siamo entrati il 28 luglio l'anno scorso, poi ci siamo presi una piccola pausa di 3 mesi, siamo rientrati il 14 dicembre e da allora non ce ne siamo andati più. Abbiamo fatto dei lavori di miglioria allucinanti e riconosciuti da tutti, quelli che hanno attraversato lo spazio. Si levano in città a combattere i boss, che anche i controllori alla fermata del bus. I miei amici, posso pensarvi amici in questo mondo, fratelli io li chiamo. Cosa avranno dentro? Quale storia sovrumana? Se per loro suona sempre la campana, cosa cercheranno mai? A ogni occasione, con la fortuna che li corra presso col bastone. E ora dove stanno? Dove staranno? E che ne so, in giro a fare qualche danno. Mai, stanchi sono così tanti. Io un po' più me li ricordo tutti quanti. E ora cosa fanno? Ma che faranno? E che ne so, in giro a fare qualche danno. Mai, stanchi sono così tanti. Da qui li vedo e li conosco tutti quanti. Fuori, dallo schema cattolico, dal tubo catodico, dall'essere modico, dal matrimonio etero e da quello gay, sono i fuori classe tra gli specialisti europei. Chissà cosa gira in mente, ma cervelli banditi, sempre nelle strade, sempre più ammattiti. Una sera a caccia di una ruota di scorta per tornare a casa e nessuno ci riporta. Una sera a cena al ristorante buono al centro, fare il vento invece di pagare il conto in 100. Una sera a rischiare la testa attacchinando manifesti con le nuove dalla foresta. Fissati come sono anche fuori contesto, col fuoco sotto i piedi come sto io adesso. Fissati come sono, che ogni spazio maltrattato funziona molto meglio come spazio occupato. E ora dove stanno? Dove staranno? E che ne so, in giro a fare qualche danno. Mai, stanchi sono così tanti. Io un po' più me li ricordo tutti voi. E ora cosa fanno? Ma che faranno? E che ne so, in giro a fare qualche danno. Mai, stanchi sono così tanti. Io da qui li vedo e li conosco tutti voi. Sono trovato qui e con la loro presenza che hanno portato a protocollo un documento di richiesta di destinazione uso, perché come sappiamo la zona 22 è la zona che, su cui hanno fatto un lavoro straordinario, non soltanto da un punto di vista fisico, valorizzando un territorio, un ambiente che era lasciato al degrado e all'abbandono più assoluto, non soltanto un lavoro fisico, ma anche un lavoro di attenzione culturale, di servizio alla popolazione. Abbiamo visto lì manifestazioni teatrali delle scuole, abbiamo visto lì una partecipazione popolare veramente sentita, importante, credo io proprio importante da un punto di vista di sviluppo di una cultura, di un modo di stare insieme, di legami sociali all'interno di questo paese. Per cui io mi sento di dire merito a loro, ammirazione da parte mia, quindi non è la questione di dire insomma di parte eccetera, perché io
ribadisco che nella funzione che mi si riserva come mandato elettorale rappresento tutta la comunità, però mi sento anche di dire che tutti questi ragazzi rappresentano tutta la comunità, mi sento di dirla perché hanno svolto un lavoro. La risposta che ci è stata data a questo lavoro, a un anno comunque di sudore, soldi nostri buttati là dentro, è stata, non appena il comune ha ricevuto la gestione di quello spazio, mandare i carabinieri, e 7 persone che erano là dentro sono state denunciate dalla Procura della Repubblica. Ora possiamo riparare questo danno, abbiamo qui, abbiamo portato la domanda di assegnazione, perché non è che vogliamo essere illegali per forza, però... Allora. Ecco, questo ritiriamo pure, chiediamo pure il ritiro della denuncia. Nella formalità, nella sostanza, io sono d'accordo. Sì. Nella sostanza. A me l'unica cosa che dispiace, dico soltanto questo, poi taccio veramente. L'unica cosa che mi dispiace è che la cosa è avvenuta subito dopo il consiglio comunale. Questo mi dispiace. Scuserò anche per un ultimo inciso. Tu in termini sospetti avevi dato una parola diversa. Avevi promesso un atteggiamento diverso. Se te la vuoi rimangiare, tanto ormai sono arrivati appunto. Il colloquio l'hai fatto di colloquiare assieme. Ancora valore la parola di una persona per me. C'è. Assolutamente. In un certo senso io, tra virgolette, è come è stato un. È come fossi stato costretto a fare un determinato passo, in quanto queste aree, come sappiamo tutti, sono state consegnate al comune, visto circa incomodato d'uso. Io ho chiesto a chi ne sapeva più di me, oppure ne sa più di me, nel senso di responsabilità, nel senso di vedere, nel senso della fruizione, nel senso globale dell'operazione. Nel contratto di comodato di cui tu puoi benissimo, ti posso fare una copia, ci sono state le cessioni delle aree, tutti questi passaggi, c'è un passaggio in cui, non in questi atti, ma nell'atto proprio generale istituzionale, che comunque queste aree sono, adesso riguardano tutto il territorio e sono sotto la responsabilità, nel caso se vi succedessero delle situazioni anomale, di incidenti. Di incidenti, di qualcosa del genere, di incidenti, la responsabilità è diretta. Però il piano e il livello della discussione l'avete posta subito su un livello legale, stato provocato. Perché ci diamo del tu. Ci potevamo incontrare, potevi scendere, ti potevi confrontare con noi, perché non come tu, come noi abbiamo avuto la forza e la voglia di conservare quello spazio, siamo di qua a parlare di persona, perché vogliamo un confronto, non vogliamo lo scontro. Invece, mandando i carabinieri, ci state solo dimostrando che lo scontro lo vede voi, perché potevamo parlare tranquillamente da persone adulte che siamo, non siamo i ragazzi, di solito ragazzi magari. Giovani per sempre, però ne potevamo parlare tranquillamente, come sembra che per altre cose in questo passaggio anche perché non mi potete dire che il consiglio comunale oppure il consiglio di maggioranza non sa chi ci sta là sopra, perché gli attrezzi sono dei consiglieri, gli amici sono dei consiglieri. Quindi i consiglieri sono arrivati, sono venuti, anzi hanno fatto le feste di compleanno, e quindi perché imputare noi? Perché imputare 10 persone? Allora dobbiamo fare così, secondo me. Cercare una soluzione, mia. Di cercare una soluzione. Adesso, secondo me, risponde una delegazione da parte loro, in modo che possiamo, un po'. Questa è una delegazione, Ma se tu avessi voluto, poteva fare in maniera sicuramente antecedente, i carabinieri sotto e quindi poi connessi di tutte quelle persone che sono state repertate lì. Si poteva fare tranquillamente, non dopo questo passaggio. Lo vogliamo recuperare questo rapporto, se c'è,
posso? Posso? L'incidente, se chiamiamo un incidente. Però le spiego bene la situazione. Signor Sindaco, le spiego bene la situazione. Noi, il 28 luglio di un anno fa, siamo entrati dentro con un permesso delle Ferrovie dello Stato, che non hanno avuto nessun problema a darci quel permesso, per fare un concerto. Da quel giorno là siamo rimasti là dentro, abbiamo ripulito lo spazio. Tra l'altro c'è da dire che né le Ferrovie dello Stato né la provincia si sono mosse come si è mosso il Comune di San Vito, cioè mandandoci i carabinieri, prima cosa. Siamo stati un anno là dentro, abbiamo fatto delle iniziative culturali di un certo livello, che secondo noi, almeno per i giovani, non sono mai state fatte a San Vito Chietino. Anche per la popolazione. Neanche per la popolazione. C'è stata una festa di fine anno delle scuole elementari di San Vito Marina con la preside, che si è presa le responsabilità parlando con Di Bonaventura, il responsabile dell'FS, di qualsiasi cosa potesse accadere là dentro, e non c'è stato un solo rappresentante del comune che sia venuto a vedere che cosa successe. La prima risposta del comune è stata inviare i carabinieri giù e denunciare sette persone. Non è stato sotto questa forma. Io ho trasmesso un documento in cui se vogliamo, nel contratto, nelle carte, nello stabilito del comodato, c'è questo passaggio di riconsegnare fra un anno le aree così come sono state, diciamo, acquisite. Io ho chiesto semplicemente perché, parliamoci formalmente, possiamo parlare di tante cose, possiamo parlare di democrazia e tutto quanto, però le intenzioni sono fondamentali, però le intenzioni poi bisogna che la si trasformino in chiaro, no? Già fatto, sì, no, si tengono solo nascosto. Nessuno vuole assolutamente prendere di petto la situazione in una determinata maniera, ci mancherebbe, insomma. Chiediamo di ritirare la denuncia, le sette denunce che sono partite dalla Procura della Repubblica, e un'altra identificazione, l'ultima volta, perché già stamattina sono tornati i carabinieri e hanno preso il nominativo di un'altra persona trovata là dentro. Allora, io ho comunicato semplicemente questo, di verificare la situazione delle aree e di rapportare, diciamo, questa situazione. Finito. La denuncia parte d'ufficio della Procura della Repubblica, cioè non è che ci dobbiamo Allora, certamente un primo punto da acquisire qui immediatamente è il ritiro delle denunce. Dal momento che l'azione è stata, così come sentiamo dalle intenzioni, è stata semplicemente di verifica. E allora vanno ritirate immediatamente tutte quante le denunce, immediatamente, cioè si fa riferimento all'autorità predisposta per dire non ci sono denunce, perché chi denuncia sarebbe esattamente il comune. È un atto questo qui dovuto. Necessario. Ma speriamo, se ce lo dice anche permettetemi, mi devo rapportare un attimino pure con i carabinieri, perché con ho avuto semplicemente il rapporto di trasmissione di quella richiesta di verifica da parte di rapportare con loro. La mia intenzione è sempre quello di andare incontro, diciamo, a una soluzione che chiaramente assolutamente. Quindi vi chiediamo lei nel momento in cui dice di non ritirare le denunce deve assumersi la sua responsabilità, quindi lei sta denunciando le ragazze del suo paese che hanno deciso di puoi mettere come ti pare, ma ai fini pratici sta di fatto che sette persone sono denunciate dalla Procura della Repubblica, perché la tua proposta nei nostri confronti è stata quella di mandarci carabinieri, perché noi abbiamo cambiato in più la circostanza anche la recita dei bambini, e fatto di tutto per non farcela fare. Poi sono dovuto imporre la preside. Siamo sui punti, il primo punto è il ritiro di queste denunce.